Salve popolo in quarantena, come va? Credo di aver perso il conto dei giorni che siamo qui in casa. 15-16 da quando è stato emesso il decreto che ci chiede di restare all'interno delle nostre abitazioni per salvaguardare noi stessi e gli altri. Non lo so, ho perso veramente il conto. Purtroppo in questo periodo tanti sfortunati, soprattutto anziani, ci hanno lasciato. Queste immagini si riferiscono a ieri mattina. Davanti al municipio qui di Monterenzo, il sindaco Ivan Mantovani, come credo sia successo in tantissimi comuni d'Italia, ha voluto commemorare le vittime di questa epidemia con un minuto di silenzio. A questo punto diamo voce ai pensieri e alle considerazioni del popolo che vive all'interno delle quattro mura domestiche. Oggi ci parlerà di sé la famiglia Romagnoli. Nome: Fabrizio. Flavio Romagnoli. Quanti anni hai? 46. 11. Dove vivi? Sassoleone. Vivo a Sassoleone. Sai cos'è la quarantena? Sì, la quarantena la sapevo anche prima cos'era, adesso però è la prima volta che la vivo davvero. Adesso sono obbligato a saperlo perché la stiamo vivendo. È quando praticamente è tutto bloccato a causa di un virus. Sai cos'è un virus? Sì, però lo lascio spiegare a mio figlio che lo sa meglio di me. Un virus è una particella più piccola di una cellula che è composta solamente da proteine all'esterno e DNA all'interno. Riesce a penetrare nella cellula e a riprodursi con essa. Adesso, a che ora ti alzi la mattina? Alle 7, 7 e mezza più o meno. Di solito alle 8 e un quarto, alle 8 e mezza. Dipende dalle video lezioni che ho. A che ora vai a letto? Intorno alle 11. Alle 10 e mezza. Chi è il più bravo a fare i lavori di casa? Lui sicuramente io. Tra me e papà, di sicuro papà. I figli aiutano nelle faccende di casa ai genitori? Sì, abbastanza. Potrebbero fare di più però. Sì, io sì. Fai cose importanti nel tempo libero? Cioè giocare con mio figlio è una cosa importante? Sì, allora faccio cose importanti. No, diciamo che faccio più o meno quello che facevo una volta. Poi non posso andare. La cosa che sai fare meglio? Mi piace scrivere. Scienze e matematica. La cosa che non vuoi mai fare? Spazzare per terra. Buttare giù la spazzatura soprattutto. Possiedi un animale? No. Purtroppo no, se mia sorella non vale. La prima cosa che farai appena finisce la quarantena? Vado a prendere un caffè al bar. Andrò a scuola, per forza. Poi quando torno a casa vedo che farò un giro in bici, sempre se i miei genitori me la aggiustano. C'è qualcuno che non vedi dall'inizio della quarantena e ti manca? Chi è? In realtà tramite Skype più o meno le persone che mi sono care riesco a vederle tutte. Però fisicamente un po' mi manca di vederne parecchie. Dall'inizio Paolo, soprattutto Paolo. Però mi manca molto anche Chiara, che invece era la nostra insegnante di teatro. Chi vuoi salutare? Saluto tutti quanti, in generale. Appunto Chiara, poi Roberto, che è il mio maestro di karate, Giulio Colli, che era il mio vecchio insegnante, tutti i miei compagni e tutti i miei amici. Flavio parlava del fatto che io sono il suo primo insegnante, quindi il più vecchio come spazio temporale, non di età ovviamente. Ecco, ora diamo la parola invece a Fabrizio Santi che ci parla del mimetismo. Ciao a tutti, anche oggi un po' di natura. In questa breve sequenza Giorgio Celli ci spiegherà come alcuni insetti completamente innocui e inoffensivi possono imitarne altri invece ben più pericolosi allo scopo di difendersi da eventuali predatori e nemici di vario tipo. Vedete questi cosiddetti sirfidi? Sono mosche e quindi non hanno pungiglione, ma non sono forse simili
a queste vespe che il pungiglione ce l'hanno e come. Chi scambia i sirfidi per vespe, per esempio gli uccelli insettivori, sta alla larga, perché teme di essere punto e magari gli è successo qualche volta. Ma guardate ora questa farfalla. Si tratta della cosiddetta farfalla monarca. Questa, che gli somiglia moltissimo, è la cosiddetta farfalla viceré. La farfalla monarca si nutre come larva di piante velenose e resta velenosa a sua volta come adulto. Quando un uccello insettivoro ne mangia una, sta malissimo, vomita, certe volte muore, ma se sopravvive, se lo ricorda. Quindi succede che quando si imbatte in una farfalla viceré, che sarebbe invece perfettamente mangiabile, la scambia per la monarca immangiabile e si guarda bene di aggredirla e di servirsela in tavola. Ed ora, in collegamento con Romeo e Ramon, sentiamo quali sono le previsioni meteorologiche per stasera e domani. Ciao a tutti e ciao Giulio. Per la serata odierna si prevede cielo sereno o poco nuvoloso. Anche per la giornata di domani, giovedì 2 aprile, le condizioni meteo saranno stabili, rendendoci ancora una volta un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno in lieve aumento, comprese tra 10 e 12 gradi, mentre le temperature minime saranno ancora abbastanza freddine, intorno ai meno 1. I venti saranno deboli, variabili, e anticipiamo anche che, come confermato ieri, le giornate saranno per lo più serene o poco nuvolose fino al fine settimana compreso. E le temperature subiranno un graduale lieve rialzo. Ciao a tutti, al prossimo aggiornamento. Siamo arrivati al gran finale di Cartoons. Questo spettacolo per me significa tantissimo, e non solo per me ma anche in tutti i protagonisti, perché è ancora vivo nei ricordi di tutti quanti. Purtroppo un ragazzo che faceva parte del cast non c'è più. Un incidente sul lavoro ce lo ha portato via qualche anno fa. Vorrei dedicare questa ultima puntata di Cartoons a lui. Ciao Danilo. Cari amici che state guardando, vi voglio raccontare la storia di Cartoons, uno spettacolo molto reale. Sono passati un po' di anni e i video sono restati, per cui bando alle ciance e un augurio di buona visione. La compagnia instabile di Casal Piemonese è lieta di presentarvi Cartoons, un musical di due atti di Giulio Poggi. Raccomandando di spegnere i cellulari, vi auguriamo buon divertimento. Ma cosa condividi tu con noi? Niente, perché sei lontano anni luce da noi! Ma io dico, tutti questi anni tu non hai mai pensato che se io avessi voluto farmi mantenere avrei potuto sposare chiunque. Invece no, io ho scelto te. Ti ho scelto perché quando ti ho conosciuto eri diverso. Guarda che tutti cambiano, eh. Dopo 15 anni sei cambiata anche tu, sai. Certo che sono cambiata. Qualcuno a loro doveva pur pensare, visto che tu non ci sei mai. Cosa dovevo fare secondo te? Abbandonarmi? Quindi tu, mamma, hai rinunciato ai tuoi sogni per colpa nostra. No, tesoro, non per colpa vostra, per colpa di vostro padre! Sì, ma se non c'eravamo noi, tu potevi diventare una cantante, vero? No, no, tesoro, questi pensieri non fai neanche. Sì, ma anche papà ha detto che ha dovuto fare delle scelte, perché siamo arrivati noi due e ha dovuto studiare da avvocato e rinunciare ai suoi sogni per colpa nostra. No. Non pensate neanche un minuto a questa cosa, eh? Voi non ne avete colpa, non ne ha colpa nessuno. Forse l'unico che ne ha colpa è stata la mia vigliaccheria e basta. Ma dicelo, cos'è che ti ha fatto cambiare? Io da ragazzo cantavo, scrivevo canzoni, anche con un certo successo, sapete. Facevo la facoltà di biologia, che mi piaceva tantissimo.
Però poi i soldi non è che se ne vedeva tanti, eh? Allora vostro nonno diceva che se continuavo per quella strada sarei diventato un fannullone, un buono a nulla e non sarei riuscito a mantenere la mia famiglia. E quindi ha insistito, insomma, mi ha spaventato e quindi io ho avuto paura e per vigliaccheria ho rinunciato ai miei sogni per il denaro. Ma non potevi trovarti un lavoro qualsiasi, dovevi per forza l'avvocato? Non potevo, capisci? Non potevo perché io ho sempre vissuto con i soldi che mi passava tuo nonno, non ho mai lavorato, avevo paura a fare qualsiasi cosa. A questo punto ci vorrebbe un supereroe per rimettere in piedi questo rapporto. Quindi rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare. No, ragazzi, basta, su. Andate in camera vostra, queste sono cose da adulti, voi non ve ne dovete occupare. Mamma, dai, non diventare anche tu come papà. Dai, papà, ti mostro alla mamma quello che sai fare. Come? C'è solo un modo, trova il coraggio e vai. Cioè? Cosa dovrei fare? Dai, di là ce l'hai quasi fatta. Di là ce l'hai quasi fatta. Di là? Ma io sto sognando. Basta con questa buffonata, voi ho detto di andare in camera vostra. Giorgio, è finito, basta, mi dispiace. Perdonate, madonna! Perdonate. Ma non potete andarvene così senza avermi ascoltato l'ultima volta. Scusate se oso proferire a voi in codesto modo, ma concedetemi ancora un istante per aprirvi il mio animo. Poi se volete potete andarvene per sempre e lasciare a me il rimorso di non avervi aperto prima le porte del mio cuore. Io canto per voi, per l'anima, per conquistare una stella, la più lucente luna che illumina la notte e il mio cuore. Scusate, non sono più capace. Eppure questa volta la sentivo la musica, sentivo qualcosa dentro di me. Era come quando ero giovane, quando io cantavo, la sentivo fluire dentro di me la musica, ma forse ormai è troppo tardi, ormai non posso più farlo. La musica non si scorda, Giorgio, la musica è dentro di noi, dentro ognuno di noi. Ora la senti perché hai riscoperto l'amore per i tuoi cari. Forza, io ci sono, sono o non sono la tua voce. Ma la musica? Forza che sai cantare, non aver paura, vai, seguimi. L'amore ha preso per culla il mio animo inquieto, cresce, il vostro sguardo calo sul mio cuore, il mio cuore grande, grande, io non sono che un'ombra e voi, chiarore, voi non sapete cosa siano per me. Questi momenti. Ah,
notato in me qualche cambiamento, madamigella? Beh, devo ammettere che noto un leggero cambiamento nel suo modo di comportarsi, cavaliere. Sorbole, alla faccia del cambiamento! Shh, stai zitto, lasciami fare! Madamigella, che ne dice se continuassimo la nostra discussione in un altro luogo, più consono, insieme ai due pargoli, in una pizzeria, dove una musica romantica si spande soave per il locale? Diciamo che accetto questa proposta di tregua, ma ti avverto, la prima volta che ti sento lamentare, dandomi la colpa delle tue scelte, ti caccio di casa senza possibilità di appello. Chiaro? Sì, sì, chiaro. Guarda, io credo che il mio lavoro non è nulla senza di voi. E io non sono nulla senza di te. Ah, quasi dimenticavo. Le scelte che i nostri ragazzi faranno per il loro futuro non verranno mai messe in discussione da noi. Quindi, se il nostro Andrea vorrà fare l'attore di teatro, ed Elisa iscriversi a lettere per diventare una scrittrice, noi daremo loro la nostra benedizione. Poi, se ci riusciranno, sarà compito loro, ma almeno ci avranno provato. Andrea attore, Elisa scrittrice, è già meglio, eh? Nessuno vuol fare giurisprudenza? No! Aspetta, Pitta? Sì! Abbandonate per un attimo la realtà, venite nel mondo della fantasia perché fa bene al cuore. In fondo la vita non è altro che una bellissima fiaba. Rispetto a noi scrivere che vissero tutti.